amici di Shimano, vediamo come realizzare dei terminali base per il car fishing e soprattutto gli elementi che compongono tali terminali. Allora, per iniziare questa tecnica di pesca è sufficiente l'utilizzo di un semplice filo, una bustina di ami, dei vari aghetti e delle semplici clip, solo questi accessori, non occorre andare sempre a cercare le ultime mode o stare a vedere terminali all'ultima generazione più fantasiosi. Per prendere pesce è sufficiente il vecchio nodo senza nodo, che è un terminale che cattura ancora in tutti i tipi di acque e non crea alcuna difficoltà nella sua realizzazione. Semplice ed efficace, questo è fondamentale. Allora, i terminali da car fishing si suddividono sicuramente in due grandi famiglie, che sono i terminali rivestiti e i terminali non rivestiti. L'uno e l'altro si differenziano per morbidezza e proprietà antigroviglio principalmente. Gli ami da car fishing si suddividono in diverse tipologie di forma, dimensione, con e senza ardiglione, e ognuno di essi ha una sua proprietà autoferrante e ovviamente in base all'ambiente di pesca riusciremo sicuramente a scegliere quello più appropriato per composizione del fondale, presenza di ostacoli e dimensioni anche dei pesci, perché no. Elementi fondamentali per la costruzione dei terminali: abbiamo una serie di piccoli ma validi accessori, che sono un tiranodi, aghi da leadcore oppure da innesco di piccole esche tipo queste qua, 10 mm per non andare incontro a rotture dell'esca stessa, aghi per innescare stick mix direttamente sul terminale, aghi da innesco classici per bolis standard, forbicine e vari accessori tipo questi qua due, che sono molto utili inserendoli direttamente sul terminale dopo averlo realizzato, servono per una corretta rotazione dell'amo stesso dentro la bocca del pesce. Allora, altri accessori utili per completare tutta la nostra famiglia accessori terminali: stop bolies, piccoli moschettoni per un cambio rapido del terminale, copertura di esso, piccolo pezzettino in gomma, anellini, filo interdentale. I piombi da car fishing si suddividono in con e senza girella, principalmente per attacco con le clip e passandolo direttamente sull'anima dell'headcore. Piombi da car fishing più utilizzati sicuramente con girella, fondo piatto per un corretto appoggio del terminale sul fondale e più presa sicuramente durante la spirata del pesce. Esiste una grande famiglia di tipologie di piombi, ognuna di esse ha un suo perché, un suo scopo. Esistono piombi come questo, per esempio, che ha un'ottima forma schiacciata per attutire meglio la corrente del fiume, oppure anche questo qua che appoggia correttamente sui fondali anche in presenza di corrente elevata.